Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Scusate questa assenza molto prolungata, ma ho avuto qualche problemino, qualche serio problema familiare e poi con il lavoro non è stato un periodo semplice, ragazzi, quindi veramente vi chiedo scusa. Infatti sono stato inattivo per un paio di mesi da Clash of Clans e ho ripreso sostanzialmente un mese fa. Infatti, ragazzi, ho aggiornato il gioco e sono andato a migliorare subito le difese che c'erano da uppare. E adesso mi mancano praticamente qualche bomba gigante e tutti gli stannatori sostanzialmente, tutte le mine di ricerca qua. E dopodiché, sostanzialmente, ci rimangono solo i muretti da finire, ragazzi. Quindi siamo messi abbastanza bene. Ho voluto fare questo video, ragazzi, perché in questo mese qui, diciamo, ho provato a fare una scalata. Non mi sono impegnato al massimo, diciamo, anche perché non sono stato lì a variare eserciti, provare o non provare. Insomma, ho continuato sempre con il mio solito esercito. Avevo iniziato con i blimp, però mi sono reso conto che sostanzialmente la maggior parte delle basi ora sono anti-blimp, quindi facevo molta fatica e quindi sono tornato con i miei superminatori. Ragazzi, io adesso sono a 5600 coppe. L'obiettivo di oggi, visto che è l'ultima giornata di Lega, è quella di provare a entrare nella top 100. Abbiamo già subito 4 attacchi, molto pesanti, devo dire. Quindi sarà difficile chiudere la giornata in positivo, viste queste prime difese, però per entrare nella top 100, ragazzi, in questo momento abbiamo bisogno di 98 coppe, quindi credo che sia un obiettivo raggiungibile. In questo momento noi siamo al 428esimo posto, ma abbiamo ancora 4 attacchi da fare, quindi direi non male, non male questa lega. Detto questo, ragazzi, io direi di iniziare subito con il primo attacco di giornata e vamos! Allora, ok, questo è uno di quei villaggi che sinceramente faccio un po' di fatica perché i minatori mi girano molto spesso. Allora, io direi di provare a entrare da qua e ci mettiamo la nostra regina. Vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Sicuramente ora che sto registrando, ragazzi, come sempre farò cagar perché è scontata come cosa. Ok, la regina ha preso intanto già un giro che non mi fa impazzire e speravo andasse verso su, sinceramente, però io qua comunque ci vado a mettere una bella furia. Provo a metterci anche uno stanatore, che non si sa mai. Sì, un stanatore, una cacciatrice. Scusatemi, ragazzi, sono un po' in confusione. Ok, intanto direi bene perché abbiamo fatto fuori sia il re barbaro che io direi di andarla a spostare adesso la regina. Io la vado a mettere qui. E se facciamo fuori anche queste truppe del clan, sarebbe un gran piacere. Qua intanto io direi di tornare con la nostra trivella e la vado a mettere, ragazzi. Avevo provato a fare una variante, iniziare magari con il sorvegliante, con le fatine. Può essere una variante interessante e infatti la sto un po' studiando. Magari prossimamente proverò questa tecnica di attacco, perché vedo che mi fanno molto il culo con il sorvegliante, sinceramente. Ok, noi intanto siamo dentro. I minatori dove sono? Che non riesco a vederli. Ah, sono tutti esterni. Vabbè, il municipio intanto è andato giù e la cosa mi rende alquanto felice. Qua io vado anche a metterci una furia e vado anche a utilizzare il potere del sorvegliante intanto. Peccato perché speravo di fare un po' più di danni al centro, ma purtroppo, vabbè, qua abbiamo un avveleno sostanzialmente inutile. E che dire, non stiamo facendo una gran percentuale però, eh.
Non stiamo facendo una grande percentuale, devo ammettere. Arriviamo a un 70% scarso. Vabbè, ragazzi, va bene così. Intanto, come primo attacco, pace. Possiamo fare un 73% con questi arcieri qua e sto barbarello. E vabbè, dai, come primo attacco devo dire che il villaggio non era molto semplice perché spessissimo le truppe mi girano. E ok, ci portiamo a casa cosa? 23 coppe. Malotto, malotto. Però, cosa c'è qua? Qua dobbiamo fare una super truppa e dobbiamo fare i nostri super miners. E io quasi quasi utilizzerei anche la pozione visto che qua mi manca solo un giorno, vabbè, potevo usare anche un po' di nero effettivamente. Sì, sto completando l'assi, lo porto a livello 15 e dopo lo porto sullo Yak, che è il famiglio che più mi interessa, sinceramente, però non volevo privarmi dello Yak in questo momento con il rabarbaro, diciamo. Ok, tutto pronto per il secondo attacco, rinforziamo, mettiamo sotto addestramento e ragazzi, vamos con il secondo attacco di giornata. E dobbiamo puntare anche noi a un attacco da 3 stelle. Qua che cavolo manca? Due arcieri, eh? No? Ah, ok. Stavano finendo. Molto bene, direi che possiamo andare con il secondo attacco. Vediamo. Oh, qua. Base molto aperta. Una base molto aperta. Io direi che comunque quella regina qua di provare a entrare da qualche parte. Vediamo, molto bene. Oh, io gli spaccamuro non li so usare, ragazzi. Cioè, non vanno mai dove voglio io. E cosa vi devo dire? Sicuramente succederà anche a voi. È una loro caratteristica. Vogliono farsi odiare con tutta la loro energia. Vabbè, allora io direi intanto di metterci anche un cucciolo qua, ragazzi. Regina, entrami lì e andiamo a fare un po' di danni, ti prego. Ok, ma magari aspettiamo utilizzare un attimo la furia, che non ne vedo tutto questo grandissimo bisogno, sinceramente. Però potrebbe essere utile per velocizzare un po' le tempistiche, la vado a mettere un po' più centrale, ok, dai. Ok, regina, fammi fuori l'uccellone, ti prego, solite cose. Ok, dai. E io direi che si può anche cercare di partire, che miseria, mi fanno fuori. Vai, fai fuori lì l'uccellone, ce ne andiamo subito. Via. Ok, io ti vengo a mettere qui. Qui ci mettiamo un altro cucciolo e io direi di provare a partire in questo senso. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare di male. Andiamo a metterci anche la nostra cacciatrice, ragazzi. E i minatori, volevo metterli un po' esterni, perché ho paura che mi facciano il giro. Sarà magari una cavolata metterli esterni, non lo so. Attiviamo anche il potere del rabarbaro, ragazzi. Qui vado a congelare subito perché mi fa un gran male. Porca miseria. Dove sono i superminatori, ragazzi? Non li vedo! Mettiamo una cura qua centrale. Vediamo il potere del sorvegliante. Dai, regina, fai fuori quel municipio. Ok, hai messo una furia un po' in una posizione un po' sbagliata, forse. Vabbè, ha fatto un discreto lavoro con la campionessa. Non lo so, ragazzi, non credo alle 3 stelle, abbiamo solo la regina sostanzialmente e qualche superminatore. Andiamo a mettere, io direi di attivare il potere della regina e adesso abbiamo ancora un barbarello, abbiamo solo 8 secondi però. Peccato, sarebbe stato credo un 100% questo. Ragazzi,
vedevo di va ben così, dai. Quindi 29 coppe vanno bene e sostanzialmente siamo, mamma mia, meno 85 con due attacchi. Hanno iniziato abbastanza forte, devo dire. Hanno iniziato molto forte stamattina con i loro attacchi. Ho subito solo 4 attacchi da 3 stelle, ne ho subiti 2 oggi, quindi fate un po' voi. Adesso siamo al 216° posto e ci mancano la bellezza di 49 coppe per arrivare in top 100. Quindi dico, è un obiettivo raggiungibile, ci vogliamo credere e ci dobbiamo credere. Ragazzi, ci vediamo per il terzo attacco. Signori, terzo attacco. Devo dire, vediamo, ho tutto. E quindi possiamo procedere. E vamos. Vediamo un po'. Allora, l'uccellone è fuori abbastanza. Io andrei a prenderlo. Allora, mettiamo giù la nostra regina. Io qua ci vado a mettere anche un cucciolo. Andiamo a rompere. E ci prepariamo la furia. Quindi intanto se andiamo a prenderci il sorvegliante e il re barbaro sarebbe tanta roba. Mettiamo già furia e mettiamo anche un altro spaccamuro. Ok, che escono le truppe del clan. E andiamo anche di cacciatrice. Ok. Bene, detto questo, io direi di andare a mettere giù un altro cucciolo di drago qui. E a questo punto forse potremmo anche partire da qua in alto, anche se il municipio è un po' distante. Ci proviamo. Ci proviamo. Ciao Scheggia, sei venuto su a portarmi fortuna. Speriamo. Allora, qui devo dire che tutto sommato sta andando bene. Andiamo, mettiamo giù anche il nostro ultimo eroe. Qua ci mettiamo una bella cura. Geliamo. E mettiamo una furia. Ragazzi, il municipio spero tanto di prenderlo. Spero tanto di prenderlo perché lì e le truppe mi stanno un po' girando. Però abbiamo la trivella al centro. Andiamo a dare una gelatina qua. Ok, il municipio è andato giù. Molto bene. Molto bene, molto bene. Teniamo una cacciatrice per la regina che troveremo qua sotto. Abbiamo ancora una pozione. Cercheremo di utilizzarla bene. E oddio. Ah cavolo, c'è ancora il monolito, maledetto, su. È dura. Però abbiamo ancora un sacco di tempo. Abbiamo ancora 3 eroi. Ragazzi, secondo me qui riusciamo a fare il centino e ci dobbiamo credere, anzi ci crediamo assolutamente perché abbiamo ancora i poteri dei nostri eroi, quindi attiviamo il re barbaro, ragazzi, e andiamo giù di prepotenza sul monolito. Vabbè, il monolito dai, è già andato giù ormai. Beh, insomma, no, tanto. Sto fuori la nostra titana e attiviamo il potere della regina e ragazzi, 3 stelle! Molto bene, abbiamo un po' recuperato degli attacchi che abbiamo subito. In realtà ne abbiamo subiti 2 da 3 stelle, quindi dovremo ancora fare qualcosina in più. Però siamo a meno 64 coppe con 2 attacchi da fare. Quindi direi che tutto sommato non siamo messi male. Andiamo a vedere un attimo com'è la top 100 qui in questo momento. Bisogna avere 5.739, quindi direi che tutto sommato siamo abbastanza in linea e direi di andare a fare il nostro quarto attacco di giornata. Cos'è che manca qua? Manca 2 arcieri. Vabbè, gemmiamo, tolgo una gemma. E abbiamo tutto. Qui abbiamo rimesso no. E andiamo con il quarto attacco. Vediamo. Allora lì c'è tutti i volano puntati da sta parte. E
Vabbè, ascolta, io a sto punto cercherei di fare una pulizia un po' in questo angolo qui. E in realtà non ho tante idee su come attaccarlo. Vabbè, ci proviamo. Mettiamo qui argina. Qua ci metterei il cucciolo anche. Cazzo, viene bersagliato dal monolito, va bene. Non importa, tanto ha fatto quello che doveva fare. E qui andiamo a metterci giù. Vediamo, serve. Eh sì, eh sì. Ah, sprecato la regina, ragazzi. Già sprecato il potere della regina. Molto male, direi. Molto male. E anche una furia. Quindi. No, benissimo. Vediamo se riusciamo a buttargli giù almeno lo scagliapietre. Sarebbe un'ottima cosa, direi. E direi che ce la facciamo. E porca miseria, aspetta, truppe del clan. Vabbè, cerchiamo di farle fuori intanto. E poi qua possiamo anche partire. Possiamo anche partire. Qua ci vado a mettere anche un cucciolo di drago. Andiamo a mettere giù le nostre mine. Oh, brava regina che riesce ad arrivare all'uccellone, bravissima. Qua ci mettiamo una bella cura. Qui la regina ha fatto quello che doveva fare, andiamo a metterla sotto. Vediamo se riusciamo. È distante però, eh. Il municipio è un po' distante, l'ho un po' azzardato effettivamente. Però vediamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, abbiamo gelato da Dio lì. Ok, forse. Vabbè, attiviamo il potere sorvegliante. Secondo me non riusciamo a buttare giù il municipio. Perché c'è anche quella maledetta pozione lì. E abbiamo un sacco di minatori, quello è vero. Quello è vero, abbiamo un sacco di minatori, però dubito. Beh, abbiamo anche la regina, abbiamo un sacco di truppe, ragazzi. Dai, beh, il municipio è un cavolo, cioè questo qua o sono 3 stelle o è una. E il municipio praticamente è completamente su. Scusate, però abbiamo ancora il nostro famiglio. Wow, due attacchi da 3 stelle di fila, ragazzi. Mamma mia, l'obiettivo sempre più vicino. E devo dire che anche con questa stagione qui riesco a battere anche il mio record personale, che qua segna 5608, ma abbiamo possibilità di fare molto di più. Quindi adesso abbiamo un attacco in meno, abbiamo 24 coppe da recuperare. Se andiamo avanti di questo passo, ragazzi, ce la faremo sicuramente. E quindi vediamo gli ultimi 4 attacchi di giornata. Yes! Quinto attacco, signori, andiamo subito e cerchiamo di andare su un risultato positivo, perché siamo sotto di 24 e abbiamo un attacco in meno. Quindi, ragazzi, almeno un attacco da 80% come minimo. Tosto questo. Questo è tosto. Vabbè, proviamo. Proviamo. Mettiamo la regina qua. Vado a mettere un cucciolo qui. Ok, ragazzi, scusatemi se sentite dei rumori, ma è perché c'è un po' di vento fuori, ho le finestre aperte. E se ce la facciamo, io andrei anche a prendere lo scagliapietre, perché dà alquanto fastidio con i super minatori. Ok, andiamo a metterci un'altra furia qui. Regina, se mi porti via anche l'uccellone, guarda, mi faresti un gran piacere. So che adesso c'è tutta quella parte di infuriata, però ce la stiamo anche cavando discretamente. Via. Ok. Quindi io la regina andrei a rimetterla qui. E
No, non so come procedere adesso. Titane sicuramente. E eventualmente aspettiamo un attimo con il piazzare le varie cose. Proverei un attimo a tenere solo gli eroi qua. Vediamo se può essere un'idea proprio folle o se ci può stare. Se riusciamo a buttare giù magari il municipio. No, eh. Bene, ragazzi, ho fatto. Il municipio è andato giù. Ho fatto un po' una minchiata, devo dire. E vabbè. Perché se volevo almeno mettere giù da trivella, ho voluto provare a fare un attacco un po' alternativo. Ed è venuto fuori un po' uno schifo, come avevo paura che accadesse. Comunque, vabbè, dai, le 2 stelle riusciamo ad averle, non di più. Non di più. Purtroppo non di più, lo giuro. Vediamo. Riusciamo almeno ad arrivare a un 80% per uguagliare almeno le coppe che abbiamo perso finora. Quanto siamo? Ah, male. Beh, abbiamo ancora la trivella, siamo al 70%. Abbiamo ancora qualche minatore. Vabbè, forse arriviamo a un 80%, dai. Se siamo fortunati. Se siamo fortunati. No, dico. Vabbè, dai. Finito il tempo. Vabbè, 25 coppe, quindi siamo riusciti ad andare a più 1, quindi a parità di attacchi e di difese, ragazzi, ora stiamo a, vediamo in che posizione. Siamo entrati nella top 100, siamo in posizione 90, quindi molto bene, sono fiducioso, speriamo che gli ultimi 3 attacchi non facciano completamente schifo, ragazzi. E quindi abbiamo tutto e direi di andare con il 6º attacco. Gianni, cosa che sei? Ciao scheggia. Dai. La finestra un po' sbattuto. Bene, io direi di partire da qua sotto. Quindi andiamo. Andiamo a prendere quella difesa aerea lì immediatamente. Molto bene. Andiamo a mettere giù un cucciolo. Adesso non so se la regina lì entrerà. Non entra. Cavolo di notifiche. Bravi, bravi, spaccamuro, rompete lì, bravissimi. Ok, la regina sta tenendo. Ok, ho continuamente 100 di notifiche, sono il solito monaco e non disattivo. Quindi, beh, tiriamole fuori. Ok, via. Mo', io la regina la vado a mettere qui. Peccato che non sia saltata la pozione furia là. Peccato. E ragazzi, iniziamo da questa parte. Iniziamo da questa parte, vediamo cosa riusciamo un po' a fare. Perché il municipio è abbastanza accentrato. Boh, intanto il monolito è andato giù e mi fa piacere. Tiriamo il potere del sorvegliante. Non morirmi, campionessa. Non sei fondamentale. Lì va fan. Ma è bella che c'è la trivella, per fortuna. Dai, trivella. Dai, Valchiria è benissimo, benissimo.
giù di Cucciolo. E di eroi ce n'è ancora uno, quindi ci teniamo la cacciatrice se ci arriviamo. Ma direi che ci arriviamo anche là in mezzo. Proviamo a lanciarla adesso. Ah, non fa subito. Spendiamo il potere della regina, via. E quindi ci avviciniamo a un buon 90%, ragazzi. Quindi giornata direi molto positiva. Riusciamo sinceramente a fare anche un sesto attacco di livello degno. Peccato che non riusciamo a fare le 3 stelle anche qui, ragazzi. Sennò sarebbe stata una cosa epica fare 3 stelle di fila. Però ci siamo andati molto vicini, sono orgoglioso. 31 coppe e ragazzi, l'obiettivo direi che è nelle nostre mani. Quindi ragazzi, ultimi due attacchi e poi vediamo dove siamo. Ragazzi, ultimi due attacchi. Ho subito nel frattempo un altro attacco e quindi a parità siamo a più 6 in questo momento. Quindi ottimo risultato per questa ultima giornata, ragazzi. Quindi abbiamo tutto e direi di andare con il penultimo attacco di questa lega. Raga, vamos! Allora, base un po' fastidiosa. E la base è un po' fastidiosa. Vabbè, allora mettiamo regina, cucciolo. Quindi sempre solita strategia, io cercherei di andare a far fuori almeno la torre infernale e l'uccellone. Là abbiamo quella furia che sarebbe il caso di azionare, vediamo se siamo fortunati. Prepariamoci con una bella furia. Ok. Molto bene, l'uccellone lo facciamo fuori, anche la torre infernale direi. Molto bene, molto bene, molto bene. Quindi io inizierei anche, stiamo attenti sulla regina. Io intanto la regina la terrei pure là, che sta facendo ok. Facciamo fuori quell'arco X lì e ce ne andiamo. Ok, la andiamo a mettere dietro, mettiamo giù anche la nostra campionessa. Qui io direi di andare a gelare un attimo perché è alquanto fastidioso. Aspetta, dove sono i minatori? Sono un po', sono qui. Dai ragazzi, buttiamo giù questo bel municipio, maledetta che c'ha la pozione di invisibilità, va bene. E sì, non è un grande attacco, effettivamente non lo è, non è un granché, ammetto. Come siamo qua con minatori, eroi ne abbiamo ancora, non credo, quindi andiamo a sprecare un po' le truppe che ci sono rimaste. Abbiamo ancora un minuto, abbiamo ancora un minuto con la nostra regina e con la campionessa ancora con il potere, quindi tutto sommato neanche troppo male. Quindi a breve attiviamo il potere della campionessa, boom boom boom, molto bene. Oh ragazzi, comunque abbiamo ancora 30 secondi. Boh, potrebbe venire fuori un altro 3 star. Non lo so, vediamo, perché abbiamo parecchi muretti fastidiosi. Attiviamo il potere della regina. Siamo a 98, 10 secondi. Vediamo. Forse ce la facciamo. Forse ce la facciamo, ragazzi. Dai, dai. Non ci credo, non ci credo. Per un secondo. Però grandissima giornata, devo dire, perché siamo già a 220 coppe
con un attacco ancora da fare, credo che sia la mia seconda miglior giornata. Sentite che moto che è passata, un casino della Madonna. E quindi la giornata devo dire che sta procedendo molto molto bene. Abbiamo tutto e direi di andare a fare questo ultimo attacco di lega e ne andare a prenderci le nostre 5800 coppe che poi vabbè non riusciremo a mantenere, ma le 5700 credo proprio che riusciremo a tenerle. Ok? Quindi villaggio molto compatto. Così a primo d'occhio non mi dispiace neanche più di tanto. Come pozioni abbiamo un veleno in invisibilità, però io direi di partire da qui. Proviamo a vedere cosa riusciamo a fare. No, lì vabbè. È andata da tutt'altra parte la regina. Adesso ci facciamo male con la difesa aerea. Ah, sì. Eh sì, e via. Regina, vengo a metterti qua. Non siamo riusciti a fare un bel lavoro per niente. Non abbiamo fatto un bel lavoro per niente, però ora cerchiamo di andare a coprire un po' a questo brutto inizio. Mettiamo, Madonna. Vabbè, intanto siamo verso centro villaggio. Sono uscito da quel castello, Mega Sgarry, ovviamente. Non so neanche io se attivare sorvegliante o aspettare un po', proviamo ad attivarlo adesso, siamo tanto distanti dal municipio, questo è vero, non so se riesco a raggiungerlo, forse sì però. Le due stelle difficili, difficili le due stelle. Vediamo, siamo fortunati. Olla, due stelle. Ok. E mi sa che riusciamo a fare anche di più, ragazzi. Mi sa che riusciamo a fare anche di più. Chiudiamo con un'estrema bellezza, ragazzi. Altre tre stelle. È venuto fuori una giornata mondiale, veramente. Veramente spettacolare, ragazzi. E 99 e vamos! Con altre 3 stelle, questo esercito devo dire che in questa nuova lega si è riscattato di più rispetto a quando l'avevo portata qua in live con voi. Sarà perché meno pressione da prestazione. Comunque la giornata la chiudiamo con 260 coppe, ragazzi, quindi un risultato ottimo. Abbiamo fatto 3 stelle. Un 99, un 96 e un 91, cioè quindi abbiamo quasi tristellato in ogni attacco. In questo momento, ragazzi, chiudiamo alla 39esima posizione. Per tenere il top 100 non dobbiamo perdere 80 coppe, quindi ce la facciamo, ragazzi. Vi farò sapere nei commenti la posizione di questa sera. E per oggi è tutto. In settimana farò uscire un video sul weekend degli assalti, fatemi sapere se come format vi piace, quindi nei commenti e soprattutto se volete vedere un po' del secondo villaggio. Quindi lo sto portando un po' su, e ho migliorato un po' le truppe perché ero caduto a 4000 qua martelli, non so come si chiamano, e adesso sono tornato un po' su e dai, ci sto trovando un po' gusto. Ragazzi, detto questo, io vi saluto, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!